Quando facevo l'ultimo anno di liceo avevo tutto fuorché le idee chiare su che cosa avrei fatto, che cosa volevo fare. Mi piacerebbe fare regia cinematografica. Rispetto adesso, fra 10 anni, il lavoro me lo aspetto molto più tecnologico. Devi pensare che tu dovrai convivere con la tua scelta tutta la vita e quindi deve essere qualcosa che ami fare. Oggi non vorrei parlare dei generici lavori del futuro. Faremo il dog sitter o ci gestiremo la cyber security. Sono Gilda Bartucci e sono ingegnere di perforazione ENI. Al Jobbe Orienta di oggi ho raccontato un po' la mia storia. Quando facevo l'ultimo anno di liceo avevo tutto fuorché le idee chiare su che cosa avrei fatto, che cosa volevo fare. Sapevo cosa mi piaceva, quindi sapevo che le materie scientifiche mi erano un po' più affini, ma non avevo assolutamente idea di cosa fare ed ero nel panico perché vedevo i miei compagni di classe che erano super focalizzati, sicuri, decisi, quindi avevo paura di perdermi. Se dovessi dare 3 consigli a chi sta scegliendo il proprio futuro, direi sfruttare il proprio talento, formazione e tanta curiosità. Io sono venuta con l'idea già precisa di fare all'Università di Udine la facoltà di Internet of Things, Big Data and Web. Io ho già un'idea, sarei interessato a fare un percorso di Digital Management, è la prima laurea offerta in Italia di questo tipo. Mi piacerebbe fare regia cinematografica e quindi studiare, insomma, regia, sceneggiatura, videomaking, questo genere di cose. Io al contrario non ho nessuna idea, infatti sono qua proprio per questo, per trovare qualche opportunità, qualche novità. Grafica comunicazione in particolare, quindi anche cinematografia e l'ambito informatica. Vorrei entrare nel campo della produzione musicale. A me piacerebbe fare medicina. Anche a me piacerebbe fare tante cose. Trend credo che appunto sia quello ovviamente della digitalizzazione. Diverso da quello che hanno fatto i nostri genitori sicuramente. È tutto molto incerto però. Spero meglio di quello che è ora. Sicuramente con più strade. Rispetto adesso, fra 10 anni, il lavoro me lo aspetto molto più tecnologico. Alcune tecnologie come macchinari e altre cose potranno magari sostituire l'uomo. Sarà principalmente incentrato sulla tecnologia e sull'informatica, quindi verso il progresso, diciamo. A me spaventa perché ho paura di fare una scelta che non mi renderà felice e che magari sarà difficile conviverci. O magari una scelta che ti farà felice ma che poi un domani non ti permetterà di trovare lavoro. Ti mette davanti a tante decisioni, scelte, vivi e il fatto che scegliendo una cosa ne escluderai 70 miliardi è un po', ti mette un po' di pressione. Pum, 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 pum.